Allora, siamo in R3 e stavolta parto da questa equazione ax più bx più cz uguale a 0. Questa è l'equazione di qualcosa che passa per 0. La posso riscrivere perché se ci metto 0, 0, 0 l'equazione è soddisfatta. Posso riscrivere in questo modo come abc scalare xyz uguale a 0, dove quello è il prodotto scalare canonico. Allora, a questo punto che cosa ho? Ho un vettore ABC fisso e XYZ è un qualunque vettore ortogonale rispetto a questo. Siamo in R3. Intuitivamente, per adesso, questo geometricamente rappresenta un piano. Pensate al caso semplice, il vettore della lettera z, cioè 0, 0, 1, chi sono i vettori ortogonali al vettore verticale, alla retta verticale, e il piano, tutti i vettori che stanno sul piano orizzontale. Qui in generale questo vettore non sarà verticale, questo piano non sarà orizzontale, ma sarà sempre un vettore, e tutti i vettori ortogonali rappresenteranno un piano. Come posso fare a capire che rappresentano un piano? Dal punto di vista cartesiano questo rappresenta una sola equazione cartesiana. Però se proviamo a trasformarlo in un'equazione parametrica, per esempio, noi supponiamo che AB non sia 0, 0 e che AC non sia 0, 0. Allora, questa è un'ipotesi particolare che sto facendo. Allora, possiamo osservare che il vettore meno b ha 0, il prodotto scalare con questo fa 0, provate, meno ab più ba più 0 fa 0, e poi possiamo anche osservare che il vettore abc, il prodotto scalare con il vettore meno c 0 a pure fa 0. Va bene, meno ac più 0 più ac pure fa 0. Supponiamo, vabbè, invece di supporre questo basta supporre direttamente che a sia diverso da 0, che corrisponde a, se a è diverso da 0, questi due vettori come sono tra di loro? Sono non sono ortogonali, perché se faccio il prodotto scalare di questo con questo fa 0 più 0 e poi ci viene più bc, che potrebbe non essere 0, però sono tra di loro sicuramente indipendenti, perché qua sono non proporzionali, no? Un multiplo di questo non può essere uguale a questo, perché qua c'è 0, allora, per fare un multiplo di questo qua devo moltiplicare per 0, ma se moltiplico per 0 vengono tutti 0 e qua c'è a che è diverso da 0. Quindi se suppongo a diverso da 0, sicuramente ottengo che due vettori, il vettore meno b a 0 appartiene al piano e il vettore meno c 0 a appartiene al mio piano, che chiamo qui greco. E questi due vettori sono indipendenti. In realtà pi greco, il mio piano, è proprio lo spazio vettoriale generato da, ecco, mettiamoli per colonna, meno b a 0, virgola, meno c 0 a. Ripeto, l'unica cosa che ho supposto per fare questo conto è che a sia diverso. Ah, perché? Allora, beh, innanzitutto che pi greco contenga questo spazio
è ovvio. Per quale motivo? ABC è ortogonale a questo, è ortogonale a questo, quindi è ortogonale a ogni loro combinazione lineare. Quindi le combinazioni lineari di questi due vettori sono lo spazio generato, lo spazio vettoriale generato da questi due vettori, quindi questo è sicuramente contenuto nell'insieme di tutti i vettori che ho chiamato pi greco, che il prodotto scalare con ABC, che quando vado a fare il prodotto scalare con ABC mi danno 0. Viceversa, adesso supponiamo d'altro canto qua è abbastanza semplice. Pi greco è un sottospazio vettoriale, si finisce in maniera più facile in questo modo, di R3. Questo perché i vettori che diciamo hanno prodotto scalare nullo con ABC, se andate a fare i conti, sono un sottospazio vettoriale. Pi greco non è R3, perché pi greco non contiene il vettore ABC. Se faccio ABC scalare se stesso, mi viene a quadro più B quadro più C quadro. Quindi se faccio ABC scalare se stesso, questo fa A quadro più B quadro più C quadro, che è maggiore di 0. Ricordatevi che A è diverso da 0. È una somma di quadrati, A quadrato è maggiore di 0, quindi non è R3. Quindi io che cosa so? So che la dimensione di pi greco è minore o uguale di 2. Vi ricordate? Abbiamo sentito stamattina, quando uno spazio è contenuto in un altro e non coincide con l'altro, deve avere la dimensione più piccola. Se ha la stessa dimensione, i due spazi devono coincidere. Quindi R3 c'ha dimensione 3. Questo è contenuto in R3 e quindi è più piccolo perché non coincide con R3 e deve avere dimensione minore o uguale di 1. D'altro canto, quest'altra intuizione mi dice che la dimensione è maggiore o uguale di 2, perché qua abbiamo trovato due vettori non proporzionali, quindi linearmente indipendenti, che sono contenuti in pi greco. Quindi è una parte libera, quindi la dimensione di pi greco deve essere maggiore o uguale di 2. I due fatti messi insieme mi dicono che la dimensione fa esattamente 2, ma se fa esattamente 2, questa è una base di pi greco. Quindi io ho preso due vettori su questo piano, ambedue questi vettori sono ortogonali al vettore ABC e mi rappresentano una base di pi. Quindi questa equazione qua cartesiana qui corrisponde a un piano, cioè a un sottospazio di dimensione 2. E questo piano io lo posso vedere alternativamente in questo modo, equazione cartesiana, oppure come lo spazio generato da due vettori, che possono essere questi o anche altri, poi vedremo. Ok? Adesso daremo qualche esempio numerico. La cosa che... questo qua chi è? Questo spazio vettoriale è l'insieme di lambda meno b a 0 più mu meno c 0 a, tale che lambda e mu appartengono a R. Quindi come vedete in
questo caso, cosa ho fatto? Ho preso due vettori opportuni, cioè che stanno sul piano, non proporzionali, e il piano è generato da questi due vettori. Questa è l'equazione parametrica, cioè io fisso due vettori, tutti gli altri li ottengo facendo le combinazioni lineari. Ho parametrica perché lambda e mu si comportano come se fossero due parametri e ho due parametri liberi. Quindi la dimensione è 2 perché i vettori sono indipendenti e i parametri liberi sono 2. Quindi io sto costruendo il mio piano, come dire, diciamo in maniera costruttiva, cioè descrivendo tutti i vettori. Per descrivere tutti i vettori possibili ci stanno, uso due parametri liberi, il che vuol dire che la dimensione è 2. Qui invece lo stesso piano è l'insieme di ax più by più cz uguale a 0, tale che x, y, z sta in R3. Lo stesso piano può essere descritto come l'insieme dei vettori ortogonali rispetto a un vettore fisso. Questo vettore si chiama vettore normale al piano. Allora, c'è questo che è il vettore normale al piano, sono tutti i vettori ortogonali che mi rappresentano il piano. In questo caso mi basta un'equazione cartesiana. Perché mi basta un'equazione? Perché in questo caso la dimensione io la sto sottraendo. Cioè, avevo R3, imponendo un'equazione cartesiana, 3 meno 1 fa 2. Quindi qua metto due vettori, metto due parametri, ho dimensione 2. Qua avevo dimensione 3, impongo un'equazione, 3 meno 1 fa 2. E la dimensione da 3 scende a 2. Quindi quando opero è esattamente l'analogo questo è l'analogo di base e sistema di generatori. Quando io avevo un sottospazio vettoriale in uno spazio di dimensione finita, per generarlo mi servono un certo numero di sistemi di vettori. Fino a che ho un sistema di generatori so che ne ho troppi, poi li scarto, oppure fino a che ho una parte libera so che posso aggiungerne qualcun altro. Quando arrivo a un sistema di generatori che sia contemporaneamente una parte libera so che i vettori sono indipendenti. In questo caso i vettori indipendenti sono 2. Nel momento in cui so che ho k vettori indipendenti ci metto k parametri, cioè i coefficienti davanti, e il mio spazio avrà dimensione k. Lo stesso discorso lo posso ottenere se lo spazio aveva dimensione n, per scendere a k come dovevo fare? Quei k generatori, come oppure un altro sistema di generatori, comunque verificheranno n-k equazioni cartesiane, e questo lo vedremo poi più in generale. Per adesso restiamo al caso del piano di dimensione 3. Piano di dimensione 3, se lo vogliamo generare con l'equazione parametrica abbiamo questa. Se lo vogliamo generare con un'equazione cartesiana abbiamo una sola equazione cartesiana. Quindi vedete, la situazione adesso è asimmetrica. Qui ci vogliono due vettori, qua ci vuole una sola equazione cartesiana. Facciamo un esempio numerico. Allora, ne facciamo due di esempi. Cominciamo con 1. Allora abbiamo 3x più y più 2z uguale 0. Allora, io cosa posso fare? Posso scrivere y, per esempio, lo ricavo e viene meno 3x meno 2z. A questa equazione semplicemente associo le altre equazioni che sono delle identità x uguale y, z uguale 0.
Adesso avrò che x, y, z è uguale a x, z, o qua c'ho meno 3x, meno 2z. Posso anche scriverlo come x che moltiplica 1 meno 3, 0, più z che moltiplica 0 meno 2, 1. Ok? X e z sono liberi perché qua non ho altre equazioni che li possano specificare. La mia equazione già l'ho sfruttata. Questo cosa mi dice? Mi dice che l'insieme delle x, y, z, tali che 3x più y più 2z è uguale a 0, è uguale all'insieme di lambda 1 meno 3, 0 più mu 0 meno 2 1, tale che lambda e mu appartengono a me. Invece di chiamarli x e z, adesso li chiamo lambda e mu. Cosa ho fatto? Ho trasformato la mia equazione cartesiana nella corrispondente equazione parametrica. Come vedete, i parametri liberi sono due. Dice c'era un unico modo di farlo? No, non c'era un unico modo di farlo. Per esempio, io potevo scrivere z uguale meno 3x meno y mezzo, quindi x, y, z era uguale a x, y, e poi solo a z sostituivo meno 3 mezzi x meno y mezzo. Come posso scriverlo? Come x che moltiplica 1, 0, meno 3 mezzi più y che moltiplica 0, 1, meno 1 mezzo. Quindi, per esempio, questo lo potevo scrivere anche come insieme di lambda che moltiplica 2, 0, meno 3 più mu che moltiplica 0, 2, meno 1, tale che lambda e mu appartengono. Questo uguale continua qua. Cosa ho fatto? Ho posto x uguale 2 lambda e ho posto y uguale 2 mu. Perché ho preferito invece di porre x uguale a lambda e y uguale a mu, questo l'ho chiamato 2 lambda e 2 mu. Per una, diciamo, potevo anche fare chiamare x lambda e y mu. L'ho voluto fare per evitare la frazione qua. E anche per farvi vedere che non ho necessità di fare di chiamare per forza x lambda e y mu. Allora, vediamo come si fa a capire se è tutto la stessa cosa. Allora, vedete, l'equazione cartesiana sta scritta qua, ci stanno i numeri, è sempre qui. Questa descrive è un'equazione in R3, 3 meno 1 fa 2, quindi intuitivamente descrive lo spazio di dimensione 2. Sicuramente non descrive lo spazio di dimensione 3 perché il vettore 3, 1, 2 non ci sta. Se al posto di x, y, z ci metto 3, 1, 2, il prodotto scalare non fa 0. Allora, come faccio a vedere che lo spazio è dimensione 2? Per esempio, se ci metto 1 meno 3, 0, ci sta? Sì, perché mi viene 3 meno 3 più 0, fa 0. Se ci metto 0, 2 meno 1, mi viene 0 meno 2 più 2, eppure fa 0. Quindi questi due vettori ci stanno. Allora, se ci stanno questi due vettori, ci sta anche ogni loro combinazione lineare. E quindi quello è uno spazio dimensione 2. E abbiamo finito. Vanno bene anche queste due descrizioni, va bene anche quest'altra descrizione qua,
Mettiamoci 2, 0, meno 3, quando viene? 3 per 2 fa 6, più 0, meno 6 fa 0, quindi 2, 0, meno 3 ci sta. Va bene anche 0, 2, meno 1? 0 più 2, meno 2 fa 0. Quindi 0, 2, meno 1 è un altro vettore che sta in quel che soddisfa questa equazione cartesiana. Ma allora se ci stanno questi due vettori, ci sta anche ogni loro combinazione lineare. Qualcuno potrebbe essere disturbato dal fatto che qua ho usato le stesse lettere, lambda e mu. Ma quando io dico che questo insieme, quando io dico che questo insieme è uguale a questo insieme, che cosa sto dicendo? Non sto dicendo, per esempio, fissate 1 e 1 qua sopra, qualcuno dirà fissa lambda uguale mu uguale a 1. Allora, sopra mi viene 1 meno 5, 1. Sotto mi viene 2, 2, meno 4. Ci sono diversi. Attenzione, io non ho detto che lambda per lambda, mu per mu, quello che sta scritto sopra deve essere uguale a quello che sta scritto sopra. No! Ho detto che l'insieme di tutti questi vettori qua e l'insieme di tutti questi vettori qua è uguale. Non so se sono stato chiaro. Cioè, adesso faccio il disegno. Per fare il disegno mi conviene addirittura non fare gli assi. Allora, abbiamo questo piano. Questo è il piano. Io sul piano ho fissato due vettori. Quando faccio le combinazioni lineari mi genera tutto il piano. L'altra volta c'era... Ah, ci sta un po' il gessetto colore. Supponiamo che invece di questi due vettori, stiamo sempre sul piano, io trovo altri due vettori. Questi qua. Ok? Quando faccio le combinazioni lineari di questi bianchi, cosa ottengo? Ottengo tutti i vettori del bianco. Quando faccio le combinazioni lineari di quelli marroni, cosa ottengo? Anche in questo caso, vabbè, non li ho sovrapposti per non fare, diciamo, un disegno brutto, ma anche in quel caso, come i vettori bianchi spazzano tutto il piano, anche i vettori marroni spazzano. Spend significa proprio spazzare, generare, spazzano tutto il piano. Quindi io sto dicendo semplicemente che questi due insiemi sono uguali. Questi due insiemi sono uguali. Quindi lambda e mu sono due parametri, due variabili mute. Cioè, queste le posso chiamare lambda e mu, sì e nu, come vi pare, tanto alla fine il piano sarà sempre lo stesso. E come si fa? Adesso abbiamo capito come si fa a passare dall'equazione cartesiana a quella parametrica. Come si fa? Si prende l'equazione cartesiana, si esplicita una variabile, per poter esplicitare quella variabile, per esempio nel caso in cui l'avevo fatto con le lettere, quale avevo esplicitato? Praticamente era come se avessi esplicitato quella con la x, perché avevo sfruttato il fatto che a era diverso da 0. 1 tra a, b e c deve essere diverso da 0 per forza, no? Perché se a, b, c era il vettore nullo, allora non era un piano, erano i vettori ortogonali al vettore nullo, sono tutti quanti, è tutto lo spazio. Almeno uno di questi numeri deve essere diverso da 0. Se, diciamo, in questo caso sono tutti e tre diversi da 0, quindi io prima ho esplicitato la y, oppure ho esplicitato la z, potrei anche esplicitare la x volendo. Una volta esplicitata una di queste variabili, allora riscrivo il mio vettore come due variabili le scrivo uguali, la terza la scrivo in funzione delle altre due. A questo punto posso scrivere il tutto come una combinazione lineare di due vettori fissi. A questo punto, chiamando x e y, dando a x e y i nomi di due parametri, oppure, diciamo, in questo caso mi conveniva non chiamare lambda e mu, ma due lambda e due mu, in maniera da togliere il 2 qua sotto, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che quei vettori sono la combinazione lineare di questo e di questo.
Per controllare di aver fatto bene, cosa bisogna verificare? Bisogna verificare, questa stavamo in R3, questa era un'equazione cartesiana, quindi questi due vettori devono essere, li devo prendere, indipendenti. Come faccio ad essere sicuro che sono indipendenti? Beh, qua c'è uno 0 qua e uno 0 qua, questi non possono essere proporzionali. Anche qui, vedete, c'è uno 0 qua e uno 0 qua, quindi non possono essere proporzionali. Non solo sono indipendenti, ma risolvono queste equazioni. Se andate a sostituire il vettore al posto di x, y, 0, se ci mettete 1, meno 3, 0, l'equazione è soddisfatta. Quindi queste due non sono altro che soluzioni particolari dell'equazione. Posso farlo in un altro modo senza esplicitare nulla? Come no? Per esempio, mi sapreste dire un'altra equazione, soluzione particolare di questa equazione? Ditemi una soluzione particolare di questa equazione che non sia scritta sulla lavagna. Zero. Una che non abbia zero. Per esempio, meno 1, 1, 1, va bene? Ci metto meno 1 al posto di x, poi 1 qua e 1 qua, quindi viene meno 3 più 1 più 2, va bene? E allora adesso me ne dovete trovare un'altra che non sia multiplo di questa. Allora 2, 4, se ci metto 2 e 4 qua mi viene 6 più 4 fa 10. Per far tornare i conti, al posto di 0 che ci devo mettere? Meno 5. Quindi o lo descrivo così, si tratta sempre dello stesso piano. E io che? Perché? Allora, qui mi sapete dire un altro modo di descriverlo con l'equazione cartesiana? Con l'equazione cartesiana che non sia questa. Se io cambio equazione cartesiana, il piano rimane lo stesso? Allora, se ci metto per esempio 5, 1, 1, il piano rimane lo stesso o cambia? Allora, 3, 1, 2 è un certo vettore, 5, 1, 1 è un altro vettore. Il piano come deve essere? Deve essere ortogonale, è fatto dai vettori ortogonali a quel vettore là. Allora, se la direzione di quel vettore cambia, il piano cambia. C'è un caso in cui non cambia? Per esempio, se qua scrivo 6x più 2y più 4z uguale 0, tutti capiscono che l'equazione è la stessa di prima. Perché è la stessa di prima? Semplicemente ho moltiplicato tutto per 2. L'equazione è la stessa, le soluzioni sono le stesse. Allora, quando descrivo un piano, però, allora, il vettore normale, questo è il vettore normale, gli altri sono tutti che stanno sul piano, è unico a meno di che? A meno di multipli. Posso prendere più lungo, più corto, ma se voglio che il piano sia quello, la direzione deve rimanere quella. Quindi non posso cambiare la direzione del vettore. Quindi l'equazione cartesiana rimane la stessa, sostanzialmente, fin tanto che qui ho il vettore 3, 1, 2 oppure dei suoi
multipli. Per esempio ci posso mettere 6, 2, 4, per esempio ci posso mettere 9, 3, 6, per esempio ci posso mettere 15, 5, 10, meno 15, meno 5, meno 10, oppure ci posso mettere 3 mezzi, 1 mezzo, 1, ma deve essere sempre un multiplo di 3, 1, 2. Chiaro? Però a meno di multipli, questa equazione qua è unica. Viceversa, quando sono andato a generare il piano, io ho visto che andava bene questa coppia qua, che è una coppia di vettori bianchi, oppure andava bene quest'altra coppia di vettori, quelli marroni, ma non ho altri gessetti colorati, ma poi andavano bene anche altre coppie. Altre coppie che partivano dall'origine. Basta che era una coppia di vettori indipendenti che stava sul piano. Ovviamente qua devo partire sempre dall'origine, il piano è sempre un piano passante per l'origine. Quindi è vero che non ho fatto gli assi, ma almeno l'origine. È meglio segnare. Ci siamo fino a qui? Ok. E allora nell'individuare delle coppie di vettori indipendenti che stanno sul piano, è chiaro che io ho molta più libertà. Basta che trovo una soluzione di questa equazione, una qualunque, ne devo trovare due indipendenti. Cosa significa? La prima deve essere diversa da zero e la seconda non deve essere proporzionale rispetto alla prima. Non deve essere multiplo della prima. E deve essere pure lei diversa dal vettore nullo. Allora, un modo ordinato di farlo è ricavare una variabile in funzione delle altre due. Allora vedete che quando vado a scrivere diciamo questo vettore come somma di due vettori come una combinazione reale di due vettori fissi, allora mi vengono due vettori fissi non nulli, dove qua c'è uno 0 e da un'altra parte ci sta un altro 0, il che vuol dire che i vettori non sono nulli e non possono essere proporzionali, e quindi automaticamente mi sono venuti indipendenti. L'ho fatto esplicitando la x, scusate, esplicitando la y, e quindi lo 0 mi è venuto sulla z o sulla x, oppure l'ho fatto esplicitando la z, lo 0 mi è venuto sulla y oppure sulla x, oppure posso esplicitare in questo caso anche la x e allora lo 0 mi verrà sulla y o sulla z, oppure posso anche trovare delle soluzioni a piacimento mio. Per esempio, io qua ho fissato 1 e 1, mi è venuto 3, allora risolvendo 3x più 3 uguale a 0 mi viene x uguale a meno 1, il che vuol dire che questa è una soluzione. Poi ho fissato 2 e 4 nella x e nella y, e poi ho risolto 0 e mi viene meno 5. Queste sono due soluzioni, non sono proporzionali, stanno sempre su quel piano. Quindi io il piano lo posso generare come una combinazione di questi, come una combinazione di questi, ma anche come una combinazione di questi. Da questo punto di vista ho la più ampia libertà. Bene. Ok, vabbè, 5 minuti di pausa, proprio 5. Andiamo invece a vedere come si scrive l'equazione di una retta in R3. Allora, per far questo
partiamo dall'analogo dell'equazione parametrica. Una retta in R2 era lambda per AB, vettore fisso, e poi prendevamo i multipli. Beh, in R3 l'equazione parametrica è esattamente la stessa, l'unica cosa che cambia è che il vettore fisso stavolta c'ha tre componenti, è lambda ABC. Questo cosa significa? Significa che noi stiamo prendendo x, y, z, poi stiamo prendendo un vettore ABC e poi stiamo prendendo tutti i multipli di questo vettore, che cioè stanno sulla retta passante per, diciamo, la retta passante per l'origine contenente quel vettore. Quindi, cioè span ABC. Quindi semplicemente avere una retta significa che abbiamo lo spazio vettoriale generato da un vettore, ovviamente non nullo. Se il vettore era nullo genera solo l'origine, se il vettore non è nullo genera una retta. Quindi se il vettore è indipendente, che significa per un vettore solo essere non nullo, allora genera una retta. Quindi questa è l'equazione parametrica. Quindi stavolta, come prima, allora vedete, al piano in R2 l'equazione cartesiana era ax più by, piano per l'origine uguale a 0, in R3 era ax, scusate, era sì, ax più by cz uguale a 0. Cioè la forma cartesiana del piano è, scusate, qua non c'era in R2, questa è una retta in R2 e questo è un piano in R3. In ambedue i casi bastano per l'origine. Cioè se faccio l'analogo dell'equazione cartesiana, vedete, questa c'ha dimensione 2 meno 1, cioè 1, questa c'ha dimensione 3 meno 1, cioè 2. Se invece faccio span di AB, questa è una retta in R2, sempre per 0, passando per l'origine, e se faccio lo span di ABC, questa è una retta in R3, passando sempre per 0. Quindi qua quello che rimane fisso è quella che si chiama la codimensione, cioè quanto ci manca per arrivare alla dimensione dello spazio. Questa è una retta che ha dimensione 1, quindi per arrivare a 2 ci manca 1, codimensione 1. Questo è un piano in R3, ha codimensione 1, perché 3 meno 2 fa 1. Qui invece rimane uguale alla dimensione. Qui ho un vettore genera una retta, qui ho un vettore genera una retta. Se ne ho due, generano un piano, se sono indipendenti. Ora, questa è l'equazione parametrica di una retta in R3. Come si passa all'equazione cartesiana? Ci sono tanti modi per passare. Il problema è che non è un'equazione cartesiana, perché abbiamo visto che se c'è un'equazione cartesiana, questa mi dà un piano. Però, per esempio, se io prendo meno bx più ay uguale 0, questo è un piano. Supponiamo che a sia diverso da 0, come al senso. Questo è un piano.
al posto di la mia retta com'è fatta? La mia retta è fatta dai vettori che sono lambda A, lambda B, lambda C. Quando vado a sostituire qua, cosa mi verrà? Mi verrà meno B per lambda A più A per lambda B e fa 0. Quindi tutti i vettori di questa retta soddisfano questa equazione qua, quindi tutti i vettori di questa retta stanno su questo piano. Posso prenderne un altro? Posso prendere meno cx più az uguale a 0. Quando andrò a sostituire mi verrà meno c lambda a più a lambda c, eppure 0 mi fa. Questi sono due piani e passano tutti e due per la retta. È normale? Certo che è normale, perché quando voi avete una retta può essere benissimo l'intersezione di due piani. Pensate a due pagine del libro si intersecano lungo la costa. Ok? Ah, cosa voglio però? Affinché le due pagine mi definiscano del libro, mi definiscano la costola del libro, voglio che non siano la stessa pagina, cioè che siano diciamo due pagine diverse, con orientazione diversa. Come faccio a definire l'orientazione? Se vi ricordate, i piani hanno un vettore normale, allora, i due vettori normali devono essere diversi. Allora, qual è il vettore normale a questo piano? È il vettore meno b a 0. Qual è il vettore normale a quest'altro piano? Meno c 0 a. Se vi ricordate, abbiamo supposto che a sia diverso da 0. Questi due vettori non sono proporzionali. Se questi due vettori non sono proporzionali, i piani non sono gli stessi. Non essendo gli stessi, per due piani diversi passa una e una sola retta. Qualcuno si ricorda geometria, dice, ma i piani non devono essere paralleli, ma infatti non sono paralleli, questo è il piano per l'origine. Due piani diversi passanti per l'origine si intersecano in un'unica retta. Quindi il problema è che io ho la retta, quando vado a passare l'equazione cartesiana, di equazione cartesiana devo scrivere due, perché ogni equazione cartesiana mi dà un piano. Per definire la mia stessa retta di prima devo avere due piani che passano, diversi, che passano per la retta. Dice, ma devo scegliere per forza questi? No, posso scegliere questi o ne posso scegliere altri due. Pensate a un libro, aprite le pagine, ce ne avete 300 di piani che passano per la stessa cosa. Ne dovete prendere due, per definire la costola dovete prendere due, potete prendere quelli che vi pare, basta che siano due di diversi. Quindi facciamo degli esempi numerici. Facciamo degli esempi numerici. Supponiamo che R sia la retta in R3 generata da 1, 2, meno 1, cioè lambda 1, 2, meno 1, tale che lambda appartiene. Ok? Allora, questa è l'equazione parametrica. Se voglio l'equazione cartesiana, purtroppo qua me ne servono due. Allora, per esempio, un'equazione cartesiana può essere 3x più y meno 5z uguale 0. E l'altra può essere
x meno 2y meno 3z uguale a 0. Proviamo. Questo vettore qua soddisfa questa equazione qua? Allora, 3 più 2 meno 5, no, qua più 5 è 0. 3 più 2 meno 5 fa 0. Soddisfa quest'altra equazione qua? Allora, lambda, 2 lambda meno lambda, al variare di lambda appartenente a 3. Adesso proviamo a sostituire, qua mi viene 3 per lambda più 2 lambda più 5 per meno lambda, che fa 3 lambda più 2 lambda meno 5 lambda fa 0. Quindi come vedete la prima equazione è soddisfatta. La seconda, lambda meno 2 per 2 lambda meno 3 per meno lambda, lambda meno 4 lambda più 3 lambda. Dice, cioè come te li sei inventati questi? Semplicemente ho messo dei numeri qua e poi mi sono ricavato il numero da mettere davanti alla z. Per esempio qua ho messo 3 e 1, se metto 3 e 1 qua viene 5, allora qua ci devo mettere anche qui 5 perché 5 meno 5 fa 0. Cioè due numeri ho fissati a caso e a... c'è un modo più ordinato di procedere? Certo, come non c'è. Se io scrivo a 1, 2, meno 1, quindi qua 2x meno y uguale a 0, se scrivo a x più z uguale a 0, questo è un altro modo di descrivere la stessa cosa. Cioè, sto dicendo che R è uguale a questa, è uguale pure a questa. Allora, qua ho fatto esattamente quello che ho detto qua. Cioè, ho fatto meno B a 0. Allora, il vettore era 1, 2. Qua ho fatto, dovevo fare meno 2, 1. E vabbè, ho fatto 2, meno 1, perché cambiando segno viene a me. Poi devo fare meno c 0a, meno c fa 1, 0a pure 1 da viene davanti a 0 e quindi viene x più 0a. Qui invece avevo fissato davanti a x e y due numeri a caso e davanti a 0 poi mi sono ricavato il terzo numero che ci devo mettere per soddisfare l'equazione. Come faccio a essere sicuro? Cioè io sto dicendo che avevo una retta, poi la retta me la sto descrivendo come intersezione di questi due piani qua, per esempio, oppure di altri due piani, per esempio un piano fatto così e l'altro piano fatto così, no? Vedete, sono quattro pagine del libro che passano tutte per la stessa retta. Ho fatto un disegno un po' a caso. Cioè, come faccio a essere sicuro che la retta è sempre la stessa? Beh, sono sicuro che la retta è la stessa nel momento in cui i vettori normali al piano non sono proporzionali. Vedete qua c'è il vettore 3, 1, 5, 1, meno 2, meno 3 e non sono proporzionali. Qua il vettore 2, meno 1, 0, 1, 0, 1 e non sono proporzionali, quindi sono effettivamente due piani diversi. E quindi mi definiscono una retta. Siccome quel vettore là, 1, 2, meno 1, soddisfa tutte e quattro queste equazioni, quella retta sta nell'intersezione di queste coppie di piani, sia in questa intersezione sia in quest'altra intersezione. Allora la retta è uguale a questa intersezione e anche a questa intersezione, perché quando due piani non sono gli stessi, per la regola di Grassmann la loro intersezione deve avere dimensione, i piani sono costanti per l'origine quindi non possono essere paralleli, quindi deve avere dimensione 1. Per la regola di Grassmann la dimensione è meno uguale di 1 e quindi la dimensione è esattamente 1. Chiaro? Un altro modo di vedere che la retta è sempre la stessa è riprendere queste equazioni qua e ripassare dalla forma parametrica, scusate, dalla forma cartesiana
alla forma parametrica. Per esempio, prendiamo questa qua. Allora io avevo 3x più y più 5z uguale a 0. Poi avevo x meno 2y meno 3z uguale a 0. Allora, guardate, esplicitiamo qua y uguale meno 3x meno 5z. Sostituiamo sotto, quindi qua mi viene x meno 2 per questo, quindi viene più 6x più 10z meno 3z uguale a 0. Quindi ho ricavato la y da qua sopra e ho sostituito sotto. Adesso mi rimane y uguale meno 3x meno 5z e sta a posto. Qui mi viene 7x più 7z uguale a 0, divido per 7 e mi viene x per esempio uguale a meno 0. Sostituisco sopra e mi viene x uguale a meno z, y uguale a meno 2z, perché meno z per meno 3 fa più 3z, più 3z meno 5z fa meno 2. Quindi adesso se vado a riscrivere x, y, z, questo è uguale a x era meno z, y era meno 2z e z era uguale a 0, perché z è rimasto libero. Cioè esplicitato x e y in funzione di z. A questo punto, se andate a vedere, mettendo z in evidenza, anzi meno z in evidenza, cosa rimane? 1, 2, meno 1. Cioè mi viene, vedete, sono tornato esattamente alla forma parametrica che avevo prima. E qua ho fatto un conto, chiaramente, diciamo, non è che potete farlo in 50.000 altri modi questo conto, ma vi deve venire sempre qualcosa per 1, 2, meno 1. Qua se mettevo in evidenza solo la z, era z per meno 1, meno 2, 1, però era la stessa cosa, perché meno 1, meno 2, 1 è proporzionale a 1, 2, meno 1. Che ne so, poteva venire qualcosa che moltiplicava 2, 4, meno 2, ma sembra la stessa cosa, Oppure, per esempio, qua posso esplicitare la z in funzione di somma. Alla fine, come lo fate, fate il conto, quando eliminate due di queste variabili in funzione della terza, alla fine vi verrà la terza, che è un parametro libero, e qua, a meno di una costante di proporzionalità, deve uscire per forza 1, 2, meno 1. Facciamolo con l'altro, vediamo se funziona. Allora, qua mi viene x uguale y mezzi. Quindi, x uguale y mezzi. Z uguale meno y mezzi. Ho ricavato x da qua. Ho portato la y dall'altra parte e diviso per 2. Poi ho sostituito sotto, ho portato dall'altra parte e mi viene z uguale meno y mezzi. Adesso x, y, z uguale a cosa? X è uguale a y mezzi, y è uguale a y e z è uguale a meno y mezzi. Allora mettete in evidenza y mezzi, poi viene 1, 2, meno 1. Oppure, se preferite, mettete in evidenza prima y e poi un mezzo. Comunque sempre qualcosa che è moltiplicato 1, 2, meno 1. Quindi, o da qui o da lì, se ripassate alla forma parametrica, stavolta a meno di una costante di proporzionalità, la forma parametrica è data sempre dallo stesso vettore. È chiaro? Oh, quindi, tornando a noi, cosa abbiamo verificato? Prima facciamo un attimo riassunto. Se io ho una retta in R2,
questa può essere data da un'equazione cartesiana o può essere generata da un vettore, cioè sono tutti multipli di un vettore. Equazione parametrica. Passavo a R3, le cose cambiano sostanzialmente. Adesso, se ho un'equazione sola cartesiana, non mi genera più una retta, mi genera un piano passando per l'origine. Un'equazione cartesiana omogenea, cioè un'equazione del tipo ax più b più c0 uguale 0. Avevamo visto che i termini nodi devono essere sempre 0, se no la roba non passava per l'origine. Mentre quando vado a generare come multipli è automatico passare per l'origine, perché se io faccio lambda per un, diciamo, le coordinate di un vettore, se ci metto lambda uguale a 0, se metto tutti i coefficienti uguali a 0 viene il vettore. Quindi, se ho un'equazione cartesiana omogenea, in R2 mi dà una retta, in R3 mi dà un piano. Se ho i multipli di un vettore, invece, mi danno una retta sia in R2 che in R3. Allora, in R3 le cose cominciano a essere più articolate, cioè se io ho un piano, questo mi viene dato da un'unica equazione cartesiana a meno di multipli, mentre invece lo stesso piano può essere generato da una qualunque coppia di vettori indipendenti che stanno sul piano. E le coppie di vettori indipendenti sono molte, possono anche sembrare non apparentate l'una con l'altra, in realtà lo sono. Quindi per generare un piano in R2 mi basta, in R3, equazione cartesiana me ne basta una omogenea, mentre invece mi servono due vettori indipendenti che stanno sul piano per generarlo, come span, però questi due vettori indipendenti hanno molta più libertà nello scegliere. Con la retta il discorso è esattamente simmetrico, cioè se ho una retta in R3, adesso se la voglio generare come span, devo avere un vettore che sta sulla retta, quindi a meno di multipli è il vettore che mi dà la direzione di quella retta. E basta. Se invece lo voglio generare come equazioni, con le equazioni cartesiane, non me ne basta una, ma ce ne vogliono due. Abbiamo visto, quando sono passato dalla retta, diciamo la retta equazione parametrica all'equazione cartesiana, di equazione cartesiana per avere la retta non ce ne basta una, ce ne vogliono due. Perché? Perché stavolta un'equazione cartesiana, abbiamo osservato prima, mi dava un piano, per avere la retta devo avere due equazioni a sistema. Due piani mi individuano, passati per l'origine, diversi, mi individuano la retta. Se avevo l'equazione parametrica, nel passare al sistema cartesiano che mi dava la stessa retta, i piani me li potevo scegliere, avevo molta libertà nello sceglierli, perché bastava che fossero due piani passanti per la retta. Allora, questi due piani passano per questa retta, quest'altri due piani pure passano per questa retta. L'unica cosa importante è che i due piani fossero diversi, cioè che l'equazione dei due piani non fossero tra di loro proporzionali. E abbiamo riverificato che si trattava della stessa retta, perché quando abbiamo preso questo sistema di due equazioni cartesiane e siamo ripassati all'equazione parametrica, come si fa? Si fa eliminando qualche variabile sfruttando l'equazione. Qua le equazioni sono due, quindi io posso eliminare due variabili, quindi posso descrivere la x in funzione di x e z, poi sostituisco e ottengo la x, per esempio in questo caso in funzione della z, quindi sostituisco sopra e ottengo la x e la y in funzione della z. Quando vado a sostituire è come se avessi z, che è rimasto un parametro libero, moltiplicato un vettore fisso. Questo vettore fisso, guarda caso, è venuto un multiplo di questo qua, in questo caso era venuto il vettore meno 1, meno 2. Quindi invece di mettere in evidenza z, metto in evidenza meno z, ed ero ritornato esattamente alla stessa forma parametrica dalla quale ero partito. Stesso discorso qua, l'ho fatto in un modo, diciamo, ho esplicitato la x invece della y apposta per far vedere che qualunque sia la variabile che esplicito, alla fine vado a finire sempre allo stesso posto. Cioè, alla fine era un parametro moltiplicato una costante di molteplicità moltiplicato il vettore 1, 2, meno 1. Quindi era la stessa retta. Ok? Comunque il concetto è molto semplice. Se io voglio generare, allora, se adesso siamo in Rn
e io voglio, allora mettiamo che siamo in R7 e voglio generare un sottospazio di dimensione 3 con un'equazione parametrica, che mi serve? 3 vettori indipendenti che stanno in quello sottospazio e 3 parametri. Allora, sto in dimensione 7, ho un sottospazio di dimensione 3, in questo sottospazio identifico 3 vettori indipendenti. Allora, essendo indipendenti sono parte libera, siccome generano un sottospazio di dimensione 3, quello è di dimensione 3, quindi vuol dire che è una base. Quindi, se faccio la combinazione lineare di questi 3, ottengo tutto il sottospazio. Quindi per generare uno spazio di dimensione 3 in R7 ci vogliono, bisogna prima identificare 3 vettori indipendenti del sottospazio, dopodiché ci metto 3 parametri davanti, faccio lambda per il primo vettore, mu per il secondo vettore, nu per il terzo vettore, faccio la somma e quelli sono tutti i vettori del sottospazio. In questo caso io sto equazione parametrica, sto generando la dimensione di W, sto generando tutti i vettori di W, lambda, mu e nu sono 3 parametri indipendenti e quindi 3 parametri liberi e quindi mi danno un sottospazio di dimensione 3. Viceversa, se volessi descrivere lo stesso spazio di dimensione sottospazio di dimensione 3 con le equazioni cartesiane, cosa dovrei fare? Quante equazioni mi servirebbero? 4. Non solo me ne servirebbero 4. Allora, io ho, per esempio, parto dalle equazioni parametriche, ho che questi 3 vettori indipendenti verificano delle equazioni. Quante ne verificano? 4. In realtà ne verificano infinite, però di queste infinite ne posso sempre avere al massimo 4 indipendenti, perché ogni volta che ho un'equazione indipendente, indipendente che vuol dire? Vuol dire che i vettori normali sono indipendenti. Ogni volta che ho un'equazione, questa mi dà cosa? Se avessi una sola equazione cartesiana in R7, questa cosa mi rappresenta? No. Un'equazione cartesiana in R7, cosa mi rappresenta? Un'equazione cartesiana in R2 mi rappresenta una retta, un'equazione passando per l'origine. Un'equazione cartesiana in R3 mi rappresenta un piano passando per l'origine. Un'equazione cartesiana in R6, una, cosa mi rappresenta? Un iperpiano di dimensione 6. E se ce n'ho due? Due iperpiani di dimensione 6, che si intersecheranno in un iperpiano di dimensione 5. E se sono tre? Tre iperpiani di dimensione 6, che si intersecheranno in un iperpiano di dimensione 4. E se sono quattro? Quattro iperpiani di dimensione 6, che si intersecheranno in un iperpiano di dimensione 3. Quindi a ognuno che aggiungo la dimensione scende di 1. Quando è però che scende di 1? Attenzione! Quando le equazioni che aggiungo di volta in volta sono indipendenti. Se un'equazione, per esempio, se io ho l'equazione x più y più z in R3, se ho l'equazione, se ho due equazioni e la terza è la somma delle prime due in R7, la terza non serve a niente perché è già implicita nelle prime due. Quindi non, diciamo, è come se in R3 avessi tre piani, se questi tre piani, i primi due piani sono diversi, mi generano, diciamo, l'intersezione mi dà una retta. Se il terzo piano con la retta mi rimane solo l'origine normalmente, perché c'ho una retta, se la retta non sta sul piano, quando vado a intersecare mi rimane solo un punto. Siccome passa tutti per l'origine, quel punto deve essere l'origine. Se però il terzo piano, guarda caso, passa pure per la stessa retta dei primi due, allora quando vado a fare l'intersezione non ho più l'origine, ma cioè la dimensione la seconda volta non cala. Quindi se voglio, diciamo, generare uno spazio di dimensione 3 in R7, mi servono 4 equazioni cartesiane indipendenti. Come si fa a vedere che siano indipendenti? Il vettore normale a ognuna di esse, i vettori normali a ognuna di esse devono essere indipendenti. Lo so che, insomma, a dirlo è più facile magari a farlo che a dirlo. Per fare questo lo vedremo meglio, diciamo, con degli esercizi che faremo in R4, perché fino a che siamo in R2 e in R3 c'è un'interpretazione geometrica
nel tutto che riusciamo a visualizzare. In R4 l'interpretazione c'è sempre, nel senso che avviene attraverso l'algebra lineare, ma non riusciamo più a visualizzarla, vale solo, diciamo, per quanto abbiamo detto sulle indipendenze e sulle regole tipo Grassmann. Quindi faremo poi degli esercizi apposti in R4 per far vedere questa cosa, insomma, per muoverci anche, diciamo, in un contesto che non sia sempre quello di R3, dove magari le cose si riescono a visualizzare. Bene. Allora, detto questo, sono le 1:10, dico soltanto, vabbè, scrivo l'enunciato un altro argomento che si ricollega a quello che abbiamo fatto l'altra volta. Faccio solo l'enunciato, poi basta per oggi e poi riprendiamo mercoledì, così mercoledì, quando arrivate a scrivere l'enunciato, l'avete già visto, insomma. Quindi attenzione, di Gram-Schmidt. Allora, supponiamo di avere V uno spazio vettoriale su R. Quindi puoi pensare a Rn, però un qualunque spazio vettoriale su R, anche se la dimensione non è finita, non è importante. Poi attenzione che io lo enuncio in un modo un po' diverso rispetto a quello di qualunque libro. Quindi a questo punto, allora, supponiamo di avere V1, VK contenuti in V. Normalmente i libri pretendono che V1 e VK siano linearmente indipendenti. Io questo non lo pretendo. Supponiamo soltanto che non siano nulli. Il vettore nullo è chiaramente dipendente, cioè non serve a niente, insomma, un vettore nullo per generare qualcosa. Allora, faccio la seguente procedura. Allora, start, vi scrivo proprio in termini informatici. Metto, vabbè, assegno V1 VK, VK, poi pongo H uguale 1 e pongo W1 uguale V con 1. Poi, adesso continuo qua, calcolo, poi faccio
pongo anche g uguale a 1, g uguale a 1, h uguale a 1 e pongo W1 uguale a W1. Poi faccio adesso g uguale g più 1 e vado a calcolare questa quantità. Diciamo, la chiamo V uguale VJ meno somma per i che va da 1 fino ad H di VJ meno VJ scalare WI fratto WI scalare WI. Ok? A questo punto dico se V è diverso da 0, diverso dal vettore nullo, faccio un po' il rombo più grande, then H uguale H più 1 e pongo W doppio H uguale V. Pongo W doppio H uguale V. Poi faccio J è minore di K, vado di qua, diciamo, mettiamo così, J uguale a K. Sì, allora faccio uscire W1 W H, se no torno qua, ripeto questo ciclo. Allora, cosa avrò? Avrò che lo span, diciamo, questa è la procedura, una volta applicata questa procedura, la procedura termina. Quali sono le affermazioni del teorema? La procedura termina, e questo è abbastanza ovvio. H è minore o uguale di K, e anche questo è abbastanza ovvio. Lo span di W1 WH è uguale allo span di W1 WK. Poi W1 WH sono ovviamente non nulli, sono diversi dal vettore nullo, e A2 e diciamo W scalare WJ
è uguale a 0 se io diverso da 100. Cioè sono 2 a 2 a 2. Allora, lo ripeto, non dovrei aver fatto errori, ma insomma, quando uno scrive la procedura così all'impronta si può sempre sbagliare. Cioè io cosa ho fatto? Ho preso i miei K vettori. Allora, questi K vettori generano un sottospazio di V. Questo sottospazio di V è di dimensione finita perché genera un numero finito di vettori. Che dimensione ha? Noi non abbiamo ipotizzato che questi siano linearmente dipendenti, quindi sappiamo solo che la dimensione di questo sottospazio è minore o uguale di K. Va bene? Allora, e quando è questa dimensione? Questa dimensione si può calcolare automaticamente, senza fare combinazioni lineari o altre cose. Scusate, qua con prodotto scalare definito positivo. Ovviamente non è essere uno spazio vettoriale e basta, ma deve essere uno spazio vettoriale con prodotto scalare. Cos'è un prodotto scalare? Abbiamo detto l'altra volta. Quindi ipotizzo di avere un prodotto scalare. Allora, se ho il prodotto scalare, io posso usare il prodotto scalare per automaticamente dire qual è la dimensione, per esempio in RN quale useremo? Useremo il prodotto scalare canonico. Posso usare automaticamente il prodotto scalare per dire qual è la dimensione di questo spazio qui. Come faccio? Vabbè, all'inizio il primo vettore lo prendo V con 1, tanto non era nullo, quindi un vettore genera un sottospazio di dimensione 1. Poi vado avanti, vado a V con 2. V con 2 cosa ci tolgo? Ci tolgo la proiezione. Beh, qua era W1 e V con 1 è la stessa cosa, la proiezione su V con 1. Se la proiezione su, togliendoci la proiezione su V con 1 mi rimane il vettore nullo, vuol dire che V con 2 era già un multiplo di V con 1. Scusate, se V diverso da 0. Se invece mi rimane qualcosa di non nullo, allora che vuol dire? Vuol dire che una volta che ci avevo tolto la proiezione mi rimaneva qualcosa e quindi V con 2 non lo potevo generare con solo V con 1. E allora che cosa faccio? Aggiungo ciò che è rimasto, che però avendo tolto la proiezione è ortogonale a quello che c'era prima, e in quel caso porrò, diciamo, la prima volta che mi viene qualcosa diverso da 0, proprio V2 uguale V2. Poi, se ho finito i vettori, dico dove sono arrivato, altrimenti continuo. E quindi andrò su V3 o su V4. Insomma, supponiamo che qua c'ho V1 e V2. V3 ci tolgo la proiezione su W1 e W2, se viene 0 vado avanti, andrò a V4. Supponiamo che venga 0, andrò ancora a V5. Arrivo a V5, questa differenza non viene 0. Cosa dirò? Che mentre V3 e V4 li potevo generare con W1 e W2, V5 no. E allora quello che avanza lo chiamerò W3 e lo aggiungerò alla lista. Questo fino a che non arrivo alla fine di tutti i vettori. Quando arrivo alla fine e ho esaurito tutti i 2k, cosa, cioè, cosa mi dà il mio algoritmo? Mi darà i vettori W1, W2 e WH. Questi vettori W1, W2 e WH, io dico che, vabbè, la procedura termina, ovviamente, siccome ne ho scartati alcuni e ne ho preso uno per ogni V con I, ma non sempre, H sarà minore o uguale di K. Dirò che i vettori con cui sono rimasto generano lo stesso spazio da cui sono partito, quindi nel passare dai V con I ai W I non ho perso nulla, cioè genero esattamente lo stesso spazio di partenza. E alla fine i W1 e WH saranno tutti non nulli, e questo è per definizione, perché altrimenti se qua era nullo per costruzione, perché se era nullo non lo prendevo, ma
sempre dalla costruzione, e questo lo verifichiamo la prossima volta, potrò verificare che i vettori sono a due ortogonali, quindi in particolare sono anche indipe netti. Abbiamo sempre osservato, abbiamo già osservato che un set di vettori ortogonali, due e due ortogonali, sono anche indipe indipe. Ovviamente questa non è la dimostrazione, perché la dimostrazione richiede un po' di tempo in più, però la procedura è esattamente questa qui. Quindi adesso mercoledì facciamo vedere che se ho un prodotto scalare, lo span di un certo numero di vettori lo posso fare in questo modo e mi riduco a un, diciamo, a un set di vettori, qualcuno lo scarto, quelli che rimangono costruiti in quel modo saranno non nulli a due ortogonali, quindi automaticamente indipendenti, e generano sempre lo spazio da cui sono partiti.